Videoran.it, benvenuta Maria Grazia, ciao a tutti. Grazie anche per essere ancora con noi e perdonami Graziella, da un punto di vista professionale viene chiamarti Maria Grazia, però chiamiamola Graziella perché no, c'è solo chi preferisce essere chiamata così, la nostra nutrizionista di riferimento. E oggi parliamo di un argomento che sicuramente piacerà a molti, perché tra l'altro è anche il primo passo della giornata. Io personalmente non aspetto altro quando ti pancake, vero? Il mio pancake. Soprattutto quando ti alzi la mattina e ti svegli affamato, oppure quando torni dall'allenamento, ecco, questo soprattutto per gli sportivi, e la prima cosa che cerchi è la colazione, che tra l'altro è anche il pasto più importante. Quindi capiamo il perché, soprattutto da un punto di vista sportivo. Allora, è giusto dedicare comunque alla colazione dal punto di vista energetico all'incirca il 20% di quelle che sono le calorie che dobbiamo assumere durante l'arco della giornata. Una colazione è corretta, come qualsiasi pasto ovviamente che noi facciamo, una colazione si dice bilanciata quando comunque all'interno contiene tutti quelli che sono i macronutrienti, quindi proteine, grassi e carboidrati. Detto ciò, dal punto di vista sportivo ovviamente la colazione deve essere adattata in virtù anche di quello che è l'orario dell'allenamento, però magari in futuro tratteremo in qualche altro video questo argomento. Però come possiamo comporre una colazione sana? Una colazione sana la possiamo comporre introducendo innanzitutto una parte liquida, che può essere sia un tè, una spremuta d'arancia, può essere anche, voglio dire, un estratto fatto comunque con frutta e verdura, quindi una parte liquida per favorire comunque la digeribilità della colazione stessa. Una componente proteica che in genere può essere sia un classico comunque latte all'incirca 150-200 ml a seconda di quella che è la necessità, il fabbisogno proteico, certo, e anche di grassi della persona, oppure può essere anche del classico yogurt che comunque ha un apporto di lattosio inferiore rispetto al latte ma comunque altamente digeribile, o per chi non preferisce il latte una variante vegetale come per esempio prodotti a base di soia. Mai farsi mancare all'interno della colazione una componente glucidica, quindi via libera è quella che cerchiamo, soprattutto se la mattina questo non significa cornetto assolutamente no, però anzi io sono sempre del parere, consiglio sempre ai miei pazienti di comunque assumere alimenti che hanno una bassa densità energetica, ovvero tanto volume per poche calorie, quindi via libera a quella che può essere una bella porzione di frutta, 200 grammi di frutta, aggiungere magari dei cereali, soprattutto integrali, quindi via libera a fiocchi d'avena, fiocchi di farro, oppure combinare un fantastico pancake che può essere fatto con farina d'avena e qui aggiungerci comunque quelle che sono le proteine dell'uovo, quindi fare una colazione diciamo un po' all'americana. Quindi la regola generale qual è all'interno di una colazione? È quella di variare, soprattutto durante l'arco della settimana, perché quello che porta comunque a dare noia della colazione stessa è la monotonia. Quindi cercare durante la settimana di programmarsi delle colazioni sempre diverse, però sempre bilanciate. Regola numero due, mai saltare la colazione perché comunque porta ad arrivare al passo successivo che può essere lo spuntino, quindi magari ecco lì che andiamo alla ricerca di qualcosa subito, un mordefuggio, una barbetta, una qualcosa a base di cioccolato, qualcosa che ci dà energia, oppure magari ecco limitarsi semplicemente al solo caffè. La macchina non parte se io non metto all'interno della benzina, quindi ecco fare sempre una corretta colazione, e suggerisco anche farla sempre con i giusti tempi e che sia anch'essa come il pranzo e la cena un momento di convivialità, cioè dedicare alla colazione il tempo necessario assieme anche alla propria famiglia, quindi che sia un momento importante come lo è anche il pranzo e la cena. Ecco, una risposta brevissima che poi l'affronteremo in futuro: colazione per gli sportivi soprattutto, colazione prima o dopo l'allenamento? Se ti si allena di mattina?
Allora, se ci si allena di mattina, personalmente sono sempre del parere che, ovviamente, ripeto, queste sono sempre cose, affermazioni basate su evidenze scientifiche, allenare comunque il proprio corpo a quello che è il digiuno, cioè fare in modo che il nostro corpo riesca ad attingere a riserve energetiche comunque nascoste è sempre cosa corretta. Quindi magari fare un allenamento a digiuno è secondo me la scelta migliore, per poi godersi, perché no, voglio dire, con più soddisfazione una colazione sostanziosa, anche perché, semplicemente perché comunque se il mio corpo è impegnato in quello che è il processo digestivo, di sicuro sarò meno carico durante l'allenamento stesso. Quindi preferire, in genere consiglio ai miei atleti sempre di dedicare la colazione il momento successivo, anche perché onestamente, diciamocelo tutto, è anche più gratificante fare colazione dopo l'allenamento. Bene, allora mi raccomando, seguite i nostri consigli, i consigli dei nostri professionisti, e poi diventa anche un momento divertente, perché vedrete, se mai doveste andare dalla dottoressa Santaniello, che il pancake è una cosa anche divertente. Videorun.it con noi, ciao a tutti.